La linea è tornata ieri sera, grazie al gestore di Eolo e anche grazie alla viceministra dell'istruzione. Tutto è bene, quel che finisce bene. E così Giulio Giovannini, 12 anni, di Scanzano, dal lunedì mattina potrà finalmente seguire le lezioni online dalla propria casa. Perché il ragazzo maremmano, in queste settimane di quarantena collettiva, è stato costretto a spostarsi da casa per andare a cercare un segnale wifi a circa 2 km di distanza e qui seguire le lezioni. Prima dovevo caricare un banco, uno scalpello, lo zaino con i vari libri e fare 1,5 km per raggiungere un luogo dove c'era la connessione. Da quel banco nel bosco, che è diventato virale anche sui social, l'appello alla ministra dell'istruzione, che in circa 72 ore ha fatto attivare una connessione a tecnologia radio, facendo arrivare il segnale al casolare di Giulio. Ogni mattina porto il banco, lo sgabello, il tablet e il cellulare con un po' di libri e un astuccio, così posso seguire le lezioni. Insomma, adesso la campanella di Skype suona in cameretta. In ogni caso, quel banco nel bosco di Giulio rimarrà una delle storie toscane che segneranno per sempre l'epoca del coronavirus, una situazione, quella di non essere connessi, che in Italia, ricordiamolo, sta negando il diritto allo studio per tanti bambini. Spero di rivedere presto tutti i miei compagni e professori e di ritornare nel mio vecchio banco, quello di scuola. Speriamo bene.